vanno agli scrittori e poeti Nemat, Svembro e Ceda i premi speciali del 61esimo premio letterario internazionale Ceppo Pistoia 2017, presentato stamani dal presidente della giuria e direttore artistico dell'Accademia del Ceppo, Paolo Fabrizio Iacuzzi, insieme all'assessore alla cultura del comune di Pistoia, Elena Becheri, e al presidente dell'Accademia del Ceppo, Giuliano Livi. I tre nomi degli scrittori internazionali sono Marina Nemat, la grande scrittrice iraniana condannata a morte nell'82 e ha scritto un bellissimo libro, Prigioniera a Teheran, Jasper Svembro, che è un accademico di Svezia, cioè colui che dà il premio Nobel ogni anno, e poi, appunto, collegato al premio Ceppo Ragazzi, il premio Ceppo per l'infanzia e l'adolescenza, il grande, possiamo dirlo, scrittore purché giovane, Fabio Geda, che con il suo bestseller Nel mare ci sono i coccodrilli, che recentemente è stato anche scelto da tutti i ragazzi d'Italia per essere inserito nella biblioteca scolastica italiana. Ovviamente le iniziative sono tante, nel corso partono da gennaio e si concludono nel mese di marzo con questi generi letterari a confronto, come ci ha abituato il Ceppo a fare, poesia e letteratura dalle due parti, quindi il percorso parte con l'inizio dell'anno di Pistoia, capitale italiana della cultura, e sicuramente il premio del Ceppo rappresenta una di quelle realtà importanti per la città anche durante questo anno.